Buongiorno a tutti. Oggi parliamo con Maddalena Gissi, che è la segretaria generale di CISL Scuola, e parliamo del PNRR e di quello che è collegato adesso. E il governo è al lavoro per dare attuazione ad una seconda tranche del piano. Per quanto riguarda il reclutamento, è quasi tutto pronto e il riferimento che viene fatto è al decreto legge 73 del 2021. Ricordiamo che il decreto legge 73 è quello che ha innovato le procedure concorsuali e che ha stabilito che d'ora in avanti i concorsi nella pubblica amministrazione e poi anche quelli della scuola dovranno essere fatti in modo, come dire, agile, no? Quindi con una prova che sostituisce la vecchia prova scritta di lontana memoria e quindi con delle prove agili, in sostanza banalizziamo con delle, con de, con delle, con dei quiz, ecco, con dei quiz a domanda a risposta multipla. Ecco, davvero ci vogliamo avviare verso questo tipo di selezione del personale? Mi sembra un po' eccessivo, o no? Beh, per noi veramente sta diventando paradossale individuare questa soluzione come la soluzione di tutti i mali del reclutamento. Faccio una precisazione: molto importante questo stato d'avanzamento, siamo interessati a partecipare, a essere coinvolti, perché, come dicevamo nel patto per la crescita, il patto per la scuola, c'era proprio uno spazio nel quale noi, c'è proprio un riferimento nel quale noi dicevamo dobbiamo essere coinvolti, il ministro in quel caso ha sottoscritto questo coinvolgimento. E quindi l'idea che ci sia questo stato d'avanzamento e che noi ancora non si sia discusso ci preoccupa un po', anche perché innanzitutto faccio una sottolineatura. Quando si parla di scuola, la faccio da maestrina, non con la penna rossa, ma quando si parla di scuola vorrei che comprendessero le differenze tra reclutamento e percorso per le carriere. Noi non stiamo facendo le carriere degli insegnanti, stiamo facendo un percorso per la formazione iniziale e poi il reclutamento. Se dovessimo parlare di carriere, avremmo bisogno di discutere di tutt'altra cosa. Allora, questa programmazione attraverso i concorsi ordinari con i quiz è una soluzione per velocizzare diciamo l'assunzione anno dopo anno. Noi sappiamo benissimo che la scuola vive con sofferenza le lungaggini burocratiche dei concorsi ordinari, però sappiamo anche bene che attraverso questa formula, questi quiz, non tutti, pur essendo adeguati all'insegnamento, pur essendo pronti, alcuni di questi sono insegnanti oramai da anni, non tutti superano queste prove concorsuali e quindi nella scuola rimangono tanti posti vacanti che si accumulano anno dopo anno. Siamo dell'idea che vada individuato un sistema misto, un sistema strutturale. Abbiamo letto anche delle ottime proposte della politica in tal senso, che guardano a formule di accompagnamento iniziale in maniera tale da avere da consolidare l'esperienza e poterla anche valutare attraverso percorsi che comunque devono essere fatti durante l'attività di insegnamento e in servizio. Noi non possiamo adeguarci a questa idea del quiz. Immaginiamoci un attimino la bravura di un prof d'italiano solo con una selezione attraverso una crocetta. Se la politica si accontenta, beh, credo che evidentemente conosce poco della scuola. Sì, forse non è giusto accontentarsi, anche perché dobbiamo tenere conto che poi questi insegnanti selezionati con i quiz sono esattamente coloro che devono formare le nuove generazioni, come usa dire. Senti, Gissima, forse il vecchio modello
del cosiddetto doppio canale, allora non era poi tanto sbagliato. Magari si potrebbe ripensarlo, correggerlo, migliorarlo, non lo so. Io vedo che nella scuola ogni ministro che arriva ha sempre l'interesse per cancellare quello che è stato fatto in precedenza. Ognuno porta una propria identità, in alcuni casi è un'identità di natura personale, addirittura l'esperienza personale tradotta in proposte normative. In altri casi è il non conoscere le esperienze pregresse. Purtroppo nella storia del Ministero non ci sono più nemmeno quei dirigenti che appartenevano ai percorsi storici. Cosa c'è da guardare? Cosa ha funzionato meglio? Noi ci siamo veramente spesi moltissimo per far capire che il doppio canale è una struttura importante, perché è la base di partenza per garantire ogni anno in modo sistematico e coerente, programmato, almeno il 50% dei posti da coprire. Bene. Questo doppio canale può essere sicuramente rinforzato, una formazione in più in servizio, un gruppo di una commissione della scuola, un soggetto esterno che valuta alla fine dell'anno, un rinforzo dell'anno di prova, non un anno, due anni, si può fare, però noi diamo la prospettiva, perché c'è anche un elemento per attirare la gente, i colleghi, a cominciare la scuola, a cominciare questa bellissima carriera scolastica, ecco, questo lo intendo come carriera, questo bellissimo percorso professionale. Bisogna far comprendere che forse ci saranno delle risposte di stabilizzazione, altrimenti ci saremo sempre la scuola del mordi e fuggi, l'ingegnere viene, si prende qualche ora, poi scappa via, se trova l'alternativa e via. Benissimo, mi pare che insomma hai risposto alla domanda. Insomma, il doppio canale potrebbe essere un modello su cui discutere, magari rivederlo, correggerlo, migliorarlo. Senti, torniamo al PNRR. Ma io ho notato, non lo so se è un po' una mia disattenzione o se c'è del vero in quello che ho osservato, ma ho notato che non c'è questo grande dibattito all'interno delle organizzazioni sindacali e soprattutto non c'è un grande dibattito fra le organizzazioni sindacali. Come mai, secondo te? O magari non è, o magari è sbagliata la mia sensazione, è sbagliata la mia impressione. Innanzitutto non c'è dibattito perché in questo periodo storico c'è stata questa rottura profonda che la categoria ha vissuto attraverso questa distinzione. Personalmente al tavolo di presentazione dell'atto di indirizzo sono intervenuta per prima e ho anche affermato il principio che intorno ai temi ci possiamo confrontare e ritrovare. È stato spiacevole il giorno dopo leggere le notizie di chi vuole invece impugnare addirittura un contratto. Quindi dovremo ritrovare punti di unione. C'è da dire che il sindacato svolge un ruolo anche quando c'è un'amministrazione che è capace di ampliare il dibattito e il dialogo. Se l'amministrazione non ci convoca su un tema così delicato come il PNRR, non avremo nemmeno la possibilità di innanzitutto mettere a confronto i nostri orientamenti. Certo. Abbiamo visto che ci sono orientamenti diversi, abbiamo anche visto che ci sono dei documenti che sono stati presentati all'atto delle audizioni in Parlamento da parte delle confederazioni sulla riforma degli ITS. Abbiamo anche compreso che ci sono orientamenti di alcune sigle verso un modello di carattere generale di una scuola che deve guardare all'obbligo, valutare il dimensionamento secondo anche le esigenze dei territoriali, le grandi disuguaglianze. Sono tutti elementi che credo ognuno di noi all'interno delle proprie organizzazioni ha valutato
potrebbero essere oggetto di un dibattito. Però forse l'amministrazione in questo momento, vedendoci divisi, non sta facendo altro che correre per proprio conto. Noi stiamo dando probabilmente al motorino quello a corda dei bimbi, noi abbiamo dato la carica, perché con la nostra divisione probabilmente non stiamo sollecitando con quella forza che avremmo potuto avere tutti insieme. Senti, a proposito di questa divisione che in questo momento c'è fra le organizzazioni sindacali del comparto scuola, così poi chiudiamo la conversazione, ci spostiamo su un tema di grande attualità, lo hai citato tu proprio ora, cioè l'apertura, l'avvio del contratto nazionale. Tu come la vedi? Sarà un contratto difficile da chiudere, una trattativa anche complessa. Come si farà a sedersi allo stesso tavolo e trattare, se però, come dire, c'è anche un po' questa situazione di screzi, io li chiamo screzi, insomma, per carità di patria, bisognerebbe usare forse persino altri termini un po' più forti, ma lasciamo stare. Ma come si farà a sedersi allo stesso tavolo con questa situazione, quantomeno così tesa fra le diverse organizzazioni? Cosa ne pensi? Io penso che ogni organizzazione sindacale dovrà guardare all'interesse delle persone che rappresenta. Abbiamo già avuto un brutto esempio. Il brutto esempio lo abbiamo avuto quando si doveva spostare l'elezione dell'RSU, che si tengono il 4, 5, 6 aprile, un mese di maggio. E due organizzazioni, l'una e l'altra, non c'era la CISL in questo, la CISL aveva assunto una posizione, però poi avevano trovato punti di mediazione, devo dire la verità, il livello confederale aveva trovato una mediazione. Si sono scontrate sul non accetto quello che ha proposto l'uno, non accetto di cambiare perché lo ha proposto l'altro. Noi oggi ci troviamo ad andare a votare, non è solo la questione voto, ma andare a fare le liste in piena, purtroppo ancora pandemia, entro il 25 di febbraio siamo ancora in difficoltà. Tra i due litiganti hanno prodotto l'effetto su chi? Su quelle persone, i nostri delegati, i nostri colleghi, che sono nelle scuole ogni giorno a chiedere al dirigente il permesso. Ecco, io mi auguro che non avvenga questo. Mi auguro che non ci sia questa totale, diciamo, azzeramento mentale. È una parola forte, ma non è intesa alle persone, No, diciamo, certo. Questa sovrapposizione ideologica, che si possa invece mettere in chiaro quali sono gli obiettivi. Se ci sediamo tutti al tavolo e chiediamo 500 euro e uno ne chiede 120, delle due l'una, possiamo arrivare a 200. Se il governo ci viene dietro, è difficile che potremmo dire con sicurezza, andiamo tutti verso i 500, sicuramente tutti possiamo anche chiederne 1000. Se chiediamo tutti che ci siano gli inquadramenti, le valorizzazioni, i nuovi profili professionali, certamente lo chiederemo tutti, ma poi bisognerà ricondurre al contenuto. Il contratto è sempre è una scelta di equilibrio. Ha sempre dei punti di mediazione. Io mi sono ricordata tutte le parole dell'ultimo contratto e le ho trovate nell'atto di indirizzo, però il giorno della riunione già chi le aveva pronunciate non si è riconosciuto in quell'atto di indirizzo, eppure le aveva pronunciate. Quindi noi dovremo trovare sicuramente, io personalmente metterò da parte tutte le offese, anche le ostilità, anche i tentativi di sabotaggio, li metterò da parte, perché la responsabilità nei confronti di chi rappresento, e ne rappresentiamo tanti, sono più di 240.000. Che cosa vuoi, Reginaldo? Che io debba pensare alla bandierina inserita nella torta se la torta diventa d'acido? No,
Noi dobbiamo assolutamente guardare all'interesse delle persone, anche perché le persone non lo capirebbero se dovessimo trovare uno, due, tre punti a loro favore. Perché non andiamo a firmare? Il rischio che corriamo è che se non portiamo la trattativa sugli alti livelli, andremo lì veramente a essere poco credibili, perché ci guarderanno misurare sulla virgola pur di farci il dispetto. E non ci capirà né l'amministrazione, cioè né l'ARAN, né ci capiranno i colleghi. Ai colleghi va detto che non potremo riportare la scuola del 1900. Noi dovremo sempre riportare la scuola guardando al contesto che viviamo e alla sfida che deve affrontare. E se vogliamo, dobbiamo anche riprenderci gli spazi innovativi che abbiamo subito, ma che ora dobbiamo governare, dal diritto alla disconnessione, però il possesso degli strumenti tecnologici e digitali, le conoscenze, le competenze, i riconoscimenti da parte economica, da parte dell'amministrazione e anche da parte giuridica. Quindi ci sarà da lavorare parecchio e bisognerà avere spalle forti. Va bene, speriamo che tutti quanti al tavolo delle trattative mantengano i nervi ben saldi e che non si debba assistere anche per il contratto nazionale di lavoro, insomma, a queste cose poco simpatiche alle quali abbiamo assistito Beh, durante. Reginaldo, però l'ultimo passaggio lo faccio con una battuta. Ci sono ottimi contrattualisti, io credo che nessuno si lascerà andare. Poi è chiaro che le generazioni cambiano, cambiano anche i sindacalisti, però penso che qualcuno di storico darà buone lezioni. Grazie ancora e buon lavoro. Grazie, grazie Reginaldo.